Gentili telespettatori, buona giornata. 56 organizzazioni, possiamo definire ONG, organizzazioni un po' di tutti i tipi, protestano contro l'Italia in Europa, chiedendo che l'Italia venga multata, che intervenga l'Europa, perché l'Italia che cosa ha fatto? Ha fermato tre ONG, o qua, tre navi, non tre ONG, tre navi appartenenti a delle ONG, forse quattro navi. Quindi tra i primi firmatari c'è la SOS Humanity, che trova illegittimi il fermo e le sanzioni subite da alcune ONG del Mediterraneo. Attenzione, queste navi sono state fermate per aver violato delle leggi ben precise italiane, hanno violato delle leggi italiane e quindi sono state fermate perché fanno parte delle sanzioni per chi non rispetta le leggi. Quindi definire illegittima le sanzioni per aver violato una legge non ha senso, non ha nessun senso, non ha nessun senso. Mostri disumani, 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 voi direte, però forse è un governo disumano? E no, perché? Prova a spiegarlo, hanno fermato le ONG dopo che le ONG hanno aiutato il governo gli chiede aiuto e il ringraziamento è fermare le navi? Bravo, complimenti, sei complice dei disumani, adesso cos'hai da dire? Ma ti sembra normale che un governo fermi delle navi a cui chiedi aiuto e poi le fermi? Sei disumano, così impedisci di salvare le vite in mare. Posso rispondere? È tutta una grande fuffa, tutta una grande menzogna, una grande bugia. Lo spiegherò ancora una volta per chi non l'ha ancora ascoltato. La ONG fa un salvataggio, chiama le autorità italiane, qui ONG cippa lippa, autorità italiane che faccio? Ho tirato su 43 persone, vada dritto verso il porto di Taranto, quello è il porto di sbarco, va bene, andiamo verso il porto di Taranto. Dopo due ore arriva un altro SOS. Senti ONG, chiama qualcuno, c'è da salvare delle persone lì, vai! La ONG chiama di nuovo le autorità italiane e dice hanno richiesto un soccorso, che faccio? Vado io o andate voi? Le opzioni sono due. Le autorità italiane possono dire all'ONG vai tu perché noi non arriviamo a tempo, non abbiamo mezzi, non ce la facciamo. E l'ONG è autorizzata a fare il secondo salvataggio. Oppure le autorità italiane dicono no, non ti preoccupare, vai dritto perché ce ne stiamo occupando noi. Succede che, visto che le ONG, spesso le autorità italiane hanno chiesto aiuto, come dire vai tu perché io non ce la faccio, l'opzione 1, vai tu a fare il secondo salvataggio, il terzo salvataggio, il quindicesimo salvataggio, vai tu perché non ce la faccio, queste ONG si sentono quindi autorizzate a fare quello che hanno voglia. Dice io ti aiuto, allora faccio quello che voglio. Tu mi dici di andare a sbarcare a Genova, a Taranto, io sbarco dove mi pare. Mi chiedi aiuto e poi mi dici pure dove sbarcare. Io faccio quello che ho voglia. Tu mi chiedi aiuto e io faccio quello che ho voglia. Secondo voi è normale che se ti chiedono aiuto tu sei autorizzato a disattendere le leggi? Le autorità italiane dicono ti ringrazio, ti ho chiesto aiuto e mi stai aiutando, però se tu violi le leggi poi devi rispondere alle sanzioni, al fermo della nave e alle multe. A questo punto insorgono le ONG, disumani, non permettete il salvataggio delle persone, chiediamo aiuto all'Europa contro queste
fermi illegittimi. Bene, con tutto quello che vi ho spiegato capirete bene che è tutta fuffa, sono delle balle, ma grosse balle. Non c'è nessuna disumanità in quello che vi ho raccontato. Aiuti, salvi, insieme alle autorità italiane? Ma stare insieme alle autorità italiane per fare salvataggi non significa che poi tu sei autorizzato a fare quello che ti pare. No? Io sono esentato dal rispettare le leggi perché io aiuto lo Stato italiano e quindi faccio quello che voglia. Chi te l'ha detto? Lo dico io. È tutto così assurdo che mi chiedo anche queste organizzazioni, quando dicono queste cose, ma come fanno loro stessi non riesco davvero a spiegare come si faccia a costruire tutta una cosa così su delle balle. Non c'è nessun governo disumano. Ma ti mandano a Genova a sbarcare, hai capito, no? Lo fanno per farti perdere tempo e soldi. Se il governo ti manda a Genova al posto che a Lampedusa, è perché a Lampedusa ci sono 4.000 persone quando c'è un hotspot che ne può tenere 250. Quindi ti manda in porti che non sono in tilt. No, lo fanno per farmi perdere tempo e così non c'è nessuno che salva. Attenzione che gli SOS, che non può attendere l'ONG perché sta andando a Genova, le attendono le autorità italiane. Quindi non c'è nessuno che viene abbandonato in mare perché manda l'ONG a Genova. Se mandano l'ONG a Genova, poi le autorità italiane devono fare il doppio dello sforzo per fare i salvataggi, perché stanno mandando l'ONG a Genova, a Trieste, a Taranto, a Napoli, ad Anzio. Bene, però sembra che tutto questo, la sinistra, le ONG, i giornali di sinistra, cioè, sembra che tutto questo facciano finta che non esista. Dove, no, è un governo disumano. Perché? È disumano. Perché? E te l'ho già detto, è disumano, te lo devo dire ancora, disumano. Ma spiegamelo, non permette di salvare le vite umane, ma non è vero. Sì, è vero, e tu sei un complice. Ecco, questi sono i ragionamenti che fanno. Grazie a tutti e arrivederci.